Ciao a tutti ragazzi, sono Francesco e oggi farò vedere come si fa questo slime in tunisiano. Allora, vi premetto una cosa, stavo già registrando il video, soltanto che li ho persi tutti. Ho dovuto cancellare tutta la galleria, perché ho la memoria piena, le foto più importanti le ho messe sul telefono, quindi in questo video non ce le ho. Comunque, come ho detto prima, qua, questa poltiglia qua, sono venuta fuori usando del Winnis, farina e fecola di patate. Dopo che avete fatto questa poltiglia qua, ci andate ad aggiungere la colla. Io ho quella solo quella trasparente, ma voi potete anche utilizzare tranquillamente quella bianca, non cambia niente, cambia solo il risultato. Che una viene un po' più, com'è che si dice, più viene un po' più bello, invece l'altro viene lo stesso bello, soltanto un po' più liquido come questo, che ovviamente si può aggiustare aggiungendo altra acido borico, però mi piace così. Dopo che siamo andati ad aggiungere la colla, siamo andati a amalgamare bene. Dobbiamo andare ad aggiungere la schiuma da barba. Non troppa, io già l'ho messa troppa. E andiamo a mescolare. Non riesco a farvi vedere quasi, non riesco a farvi vedere molto bene. E ora andiamo a mescolare. A me sinceramente piace molto quello che sta venendo ora, il colore che sta venendo, infatti non ci andrò ad aggiungere il colorante. Questo è quello che dovrete ottenere, questo composto. Tanto io gioco con questo composto qua, se devo andare dovete ottenere questo composto. Ora bisogna andare ad addensare con l'acido borico. Io metto 100, no, 10 grammi di acido borico in 150 ml di acqua bollente. Per farlo funzionare con sti slime qua tutti complicati con farine e roba del genere, io ci vado ad aggiungere anche il bicarbonato, perché col bicarbonato viene meglio. Noi ce l'andiamo ad aggiungere e mescoliamo. Vi do un consiglio: se avete il bicarbonato già, il borace già sciolto, bisogna solo andarci ad aggiungere il bicarbonato, perché di solito non funziona. Non l'ho provato perché sinceramente non voglio andare a rischiarmela. E niente, ed andiamo ad addensarlo. Vi metto un attimo in pausa e vi faccio vedere il risultato finito. Ragazzi, avevo paura che sinceramente si incollasse tutto al contenitore, che mi si rompesse a forza di mescolare, quindi l'ho messo sul tavolo. E ora ci vado ad aggiungere il bicarbonato e andiamo a mescolare con una mano e poi con due, perché sennò guardate si appiccica tutto ancora. Che schifo, lago sul tavolo, ho fatto un lago. Vediamo che si sta andando anche a staccare dalle mani, è un buon segno perché vuol dire che sta funzionando, anche se poi vi cadrà un braccio da quanta fatica state facendo. Una fatica immane sta facendo, ragazzi.
Marco Revetto. Niente com'è diventato. Seguitemi anche sul mio altro canale che uscirà un video che si chiamerà, no, il mio canale, il secondo canale si chiama Wild Survival in Natura. Lo so, ho girato già un video in vacanza, poi ne farò un altro video con mio cugino più grande, che se vorrà lo pubblicherò, se no niente, non lo pubblico, lascio solo quello che c'è. Uscirà ogni video o un video alla settimana. E niente, questo è il risultato che è venuto, molto elastico. Ora vi faccio vedere dove non è bagnato. Cioè, qua è ancora bagnato di acido borico e tutto. Poi dovevo andare a pulire il tavolo. Se no mia mamma mi ammazza letteralmente. Intanto ne approfitto per salutare, visto che posterò questo a foto del mio canale su Instagram. Mi raccomando, seguitemi su Instagram come francesco-archetti-03. E io vi accetto volentieri nel mio Instagram. Questo qua è il mio Instagram personale, cioè io sto registrando tutto con un telefonino. Questo è lo stand finito. E ora inizia la parte ASMR. Questo è tutto ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!